Il titolo A Zera Pace, letto al contrario, risulta come È Caparezza, oppure E Caparezza, e riassume la tematica stessa dell'intero brano. L'autore ama essere un bastian contrario. Oltre a contraddire gli altri, ama contraddire soprattutto se stesso, poiché ciò implica mettersi in discussione in continuazione e darsi la possibilità tanto di errore quanto di rinnovamento. Il titolo, inoltre, potrebbe costituire la risposta al dilemma proposto nella precedente traccia, La scelta. Nonostante sembri che la scelta di essere caparezza sia più assimilabile alla vita di Beethoven che a quella di Mark Hollis. Dunque, caparezza è la terza via. Egli continua a lavorare instancabilmente per la propria arte, elemento di Beethoven, ma allo stesso momento sparisce per anni e non dà informazioni sulla sua vita privata, elemento di Hollis. In questo modo il titolo si può ricollegare allo skit Marco e Ludo, aggiungendo per l'appunto E Caparezza. Alternativamente la lettura della tracklist potrebbe essere Marco e Ludo, la scelta, E Caparezza, oppure Marco e Ludo, la scelta è caparezza. Come se infatti Caparezza non si sentisse pienamente rappresentato da queste due vie. Il tema centrale della canzone viene introdotto da subito con un'invocazione alla natura, divinizzata, che fa seguito al brano Contro Natura. In inglese ordeal significa letteralmente ordalia, disavventura, dunque calvario. Caparezza afferma che ogni discussione con lui, a causa del suo continuo voler andare contro, è destinata a non finire. Oddea, letto al contrario, è Aedo. Gli Aedi erano i cantori, i poeti dell'antica Grecia. Sembra plausibile quindi pensare che l'Aedo sia caparezza, fatto al contrario, che canta alla sua dea. Riferimenti alla mitologia greca sono infatti presenti lungo tutto il disco Exuvia. Inoltre va notato che, nei poemi classici epici, l'invocazione alla dea ispiratrice o musa compare tradizionalmente nel primo verso. Caparezza apre dunque il primo verso di A Zera Pace seguendo uno stilema dei poemi epici classici. In essi l'Aedo, dopo l'invocazione, pone l'attenzione sull'eroe protagonista, come Achille nell'Iliade, Ulisse nell'Odissea. Parallelamente, in questo primo verso, l'autore del brano incentra l'attenzione su se stesso, ponendosi al contempo come eroe epico e Aedo dell'album Exuvia. Caparezza qua fa riferimento al sommo poeta, ponendosi nei suoi panni, nervoso dinanzi a Beatrice, la musa ispiratrice a cui egli dedica la vita nuova e che rende immortale grazie alla Divina Commedia. È proprio lo stress, ossia lo struggimento amoroso e luttuoso, che permette al poeta di creare. Senza ciò non è possibile. Nell'antica Grecia, Gea, o Gaia, era la divinità simboleggiante la terra. Spesso nella sua carriera l'autore, sostenendo posizioni scomode o facendo critica sociale, è risultato un personaggio fastidioso. Sicuramente ha dunque molti detrattori che lo vorrebbero vedere in ginocchio, come un devoto in una moschea. Le cinque vocali, recitate in ordine alfabetico, sarebbero A, E, I, O, U. Con un gioco di parole, Capa le pronuncia invece al contrario, U, O, I, E, A. Diventa quindi il tipico Wow, yeah! Mentre l'hip hop ha sempre esaltato le macchine di lusso, Capa preferisce invece un doblò, economico, di uso comune, ma molto spazioso rispetto alle Lamborghini, che hanno un tettuccio molto basso. Joan Miró è stato un esponente del surrealismo, al contrario di Leonardo da Vinci, artista e scienziato del Rinascimento italiano. Le opere di Miró appaiono, anche per motivi storici, molto più fuori dagli schemi agli occhi di un osservatore contemporaneo rispetto a quelle di Leonardo. Mentre il tipico rapper reclama la sua appartenenza alla strada e la sua scalata verso il successo, Capa, che non si è mai piegato alle ipocrisie discografiche e ai compromessi, segue il proprio percorso, che egli teme lo porterà un giorno a trovarsi senza il proprio lavoro, dunque per strada. L'artista esprime nuovamente come ama sovvertire le affermazioni e le certezze di chi gli è intorno, tramite le proprie canzoni, con un metaforico pugno nell'occhio. Egli affermava un concetto simile in La legge dell'ortica, brano dell'album Verità supposte, nel quale l'artista dichiarava il proprio piacere nel provocare prurito nell'ascoltatore tramite i propri testi pungenti. Inoltre, in alcune patologie, come la colangite, l'ittero, colorazione giallastra di cute e sclere per iperbilirubinemia, è associato per l'appunto a febbre con brividi. Nel ritornello Caparezza esprime nuovamente il tema della canzone, ossia la sua volontà di sovvertire le aspettative e le affermazioni di chi lo circonda, facendo l'opposto, il contrario.
Ciò viene evidenziato dall'artista anche mediante la scelta di porre nel testo frasi e parole che, lette al contrario, aggiungono chiavi di lettura al testo, come ad esempio lo stesso titolo del brano, Azzera Pace, che diventa Ecca Parezza. Il groviglio rappresenta sia i capelli ricci che i ragionamenti contorti anticonvenzionali di Caparezza. Il tema dell'identità è caro a Caparezza e risulta particolarmente centrale in questo album, fuga dal suo passato e in cerca della sua identità. Qui tale tema viene rimarcato, gli altri ora lo riconoscono per quello che ora è, quel tipo è Caparezza, ossia Azzera Pace al contrario. Questa lettura è suggerita anche dal testo presente sul libretto del CD, che riporta, nel ritornello e al verso in questione, l'ultima lettera accentata. Doppio riferimento cinematografico. Scarface è un film statunitense del 1983 che racconta l'ascesa e la caduta del boss del narcotraffico Tony Montana. È una cagata pazzesca, è invece una citazione del personaggio di Paolo Villaggio, Ugo Fantozzi, che si rivolge con tale epiteto alla corazzata Potemkin. Film fittizio ispirato al capolavoro del cinema russo La corazzata Potemkin, nel film Il secondo tragico Fantozzi, del 1975. Riferimento ad una battuta del film Scarface, in cui Al Pacino afferma, riferendosi alle sue mani, «Pelano cipolle, queste dovrebbero raccogliere l'oro per le strade, altro che cipolle!» Riprendendo la frase precedente, Caparezza afferma che il film sia talmente noioso da averlo costretto a raccogliere le palle da terra e non l'oro per le strade. Caparezza ha sempre rifiutato che la sua musica sponsorizzasse prodotti o trasmissioni televisive. In particolare, ha dichiarato di aver rifiutato numerose proposte commerciali negli anni in cui di soldi non ne aveva, dato che aveva appena raggiunto il successo. Questo lo contrappone allo stereotipo del rapper che viene dalla strada e per riscattarsi vuole fare più soldi possibile, spesso con ogni mezzo. L'autore, con questi quattro versi, cerca di puntare il dito alla differenza tra le banalità usate per riempire i silenzi, small talk, fare conversazione, e le banalità come stereotipo ampiamente condiviso, che infervora e riempie le piazze. La dilagante ignoranza, in particolare il non approfondire questioni complesse, soffermandosi sulla prima banalità disponibile sul dato argomento, distrugge come lava qualunque speranza di un dialogo basato sul ragionamento critico, nonché di ricerca della verità e di risoluzione dei problemi. Un esempio di banalità che riempie le piazze, che prolifera nell'ignoranza e che distrugge ogni speranza di risoluzione del problema, potrebbe essere lo stereotipo dell'immigrato che viene a rubare il lavoro agli italiani, a cui solitamente si risponde con una soluzione semplice e approssimativa, come la chiusura dei porti, distruggendo ogni tipo di analisi o dibattito sul problema. La paura di Capa è più che comprensibile. Caparezza invidia le certezze e la sicurezza che la fede può dare. Lo stesso tema è ampiamente esplorato nel brano Confusianesimo contenuto nell'album Prisoner 709. Inoltre l'espressione «ogni morte di Papa» significa raramente. Qui, oltre a indicare che la serenità di Caparezza è tutt'altro che stabile, si contrappone al tema della fede, quasi suggerendo ironicamente che egli è sereno solo quando effettivamente un Papa muore. Caparezza non teme la solitudine. Egli è infatti disposto ad accettarla, nel caso in cui l'alternativa fosse l'omologazione e il conformismo. D'altra parte, la solitudine concede all'artista la possibilità di esplorare e conoscere se stesso, come dimostrato da questo album. Riferimento alla pandemia di Covid-19 diffusasi all'inizio del 2020 e ancora in corso all'uscita di Exuvia. Nelle fasi iniziali era diffuso un sentimento di unità nazionale contro il virus, che spinse molti ad appendere striscioni riportanti un rassicurante «andrà tutto bene» e ad organizzare flash mob musicali dai balconi. Anche gli artisti ne furono coinvolti, tramite la produzione di canzoni per l'occasione e tramite numerose dirette musicali quotidiane. Sia il Covid che la risposta popolare a esso fanno paura al cantante, ovviamente con sfumature diverse. Se nel primo caso si tratta di una paura concreta, determinata dagli effetti negativi del virus, nel secondo caso si tratta più della disillusione verso tali ottimistiche iniziative, a cui Caparezza si sente in qualche modo estraneo e che definisce come semplice autocompiacimento. In effetti l'ottimismo iniziale scemò molto presto, in favore delle solite spaccature interne e di maggiori criticismi all'operato politico, oltre che delle derive complottistiche dell'opinione pubblica. Si riferisce probabilmente al fatto che spesso preferisce rimanere in silenzio e passare sopra alcune cose, nonostante abbia tantissime cose da dire.
I mariachi sono i complessi musicali folcloristici tipici del Messico. Mario Pacheco do Nascimento è un personaggio televisivo brasiliano noto in Italia per aver collaborato alle truffe di Vanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile, presentandosi come mago durante le loro televendite e vendendo prodotti quali talismani contro il malocchio, numeri del lotto e sostanze dimagranti. In questo modo l'artista intende dire che nel web, sui social e in generale in rete, ognuno si professa maestro, pur senza avere alcuna cognizione di causa sull'argomento di cui sta parlando, esattamente come il mago do Nascimento. Pluto è il dio della ricchezza nella mitologia greca. È un evidente riferimento a chi venera il dio denaro, da cui Caparezza afferma di non volere aiuto. In questo caso, Caparezza potrebbe riferirsi ad uno scandalo riportato in diverse occasioni durante le elezioni amministrative locali o regionali. Alcuni votanti, dopo essere stati colti a fotografare la propria scheda elettorale, pratica solitamente usata per confermare di aver espresso il consenso per un candidato che in cambio aveva offerto denaro o favori, le hanno strappate in segno di protesta, resa peraltro inutile dalla loro figuraccia. Più in generale, però, Capa potrebbe anche prendersi gioco della condizione di paradosso in cui si trova chi si lamenta di vere o presunte condizioni di disagio. Ma a conti fatti si estrae dalla partecipazione politica, non andando a votare o comunque non facendo nulla di concreto per migliorare le cose. Questo è un argomento che l'artista pugliese aveva già menzionato, ad esempio, nel suo brano del 2006 The Auditor's Family. Via della Spiga costituisce uno dei lati del quadrilatero della moda di Milano. Si tratta di una delle zone più lussuose di tale città e uno dei grandi centri mondiali dello shopping d'alta moda. Caparezza gioca con la parola rampolli, definendo i figli di papà frequentatori del quartiere come veri e propri polli, affamati di shopping come di becchime, e con Spiga sia nome della via sia fonte delle granaglie usate come becchime. Per Caparezza tornare sui propri passi, nel senso di rivedere le proprie opinioni con onestà e senso critico, dà un nuovo punto di vista, è sempre stata una vera e propria necessità. È un'operazione che farebbe ad ogni costo, con arti mezzi tumefatti. Si tratta di un concetto chiave della sua discografia, che trova forse la sua massima espressione nel brano Abiura di me. Il termine tumefatti è spezzato in due come tume fatti, e la scelta sembra non essere casuale, visto che il tono di voce con cui Caparezza canta il verso sembra proprio ricordare quello di una persona fumata, fatta. Nel verso successivo, con la stessa cadenza, accenna ai presunti numeri 1, possibile riferimento ironico agli artisti trap, i cui testi si basano spesso su autocelebrazione e richiami alle sostanze stupefacenti. Essere un numero è un'espressione che indica l'essere parte di una massa anonima. Tramite l'inversione tra 1 e numero, Caparezza prende le distanze da tutti quei rapper che decantano il loro presunto primato musicale. Meglio non essere nessuno che credersi migliori degli altri. Alternativamente, numeri 1 si riferisce a come ormai la scena musicale sia piena di numeri 1 in classifica, di come tanti decantino i propri dischi d'oro e platino. Quindi se esistono 10, 100, 1000 numeri 1, forse quell'essere numero 1 è un valore non così tanto rilevante. Meglio essere un numero qualsiasi e mantenere una propria identità. Caparezza aveva già collegato i concetti di numero e identità nel suo precedente album, Prisoner 709, il cui numero in copertina identifica la condizione di ambiguità vissuta dall'artista, sempre in bilico tra Michele, 7, o Caparezza, 9.